stessero mai zitte. Tutte in fila stanno, cinque bottiglie, tutte in fila stanno, e se una bottiglia cerca di entrare, quattro bottiglie solo resteranno. Il fuoco mi brucia. Mi brucia come una torcia, tanto, tanto fuoco. Vincent, aiutami, aiutami. Il pullman non è andato a fuoco. È ancora sotto i calmanti, dottore. Il fuoco, mi sento bruciare, mi divora tutta, tutta. Forse è un modo di scaricarsi del dramma dello scontro. Mm-hmm. Il vento soffia sulle fiamme, è rossa, la porta è rossa. È strano. Mi avverta appena si sveglia. Sì, dottore. Non sapevo. Mi scusi, Sir Mark. Dica pure. Volevo parlare con lei di Mary Valley, lo scontro del pullman. Stavo parlando proprio di questo argomento. Le presento il colonnello Bingham, Peter Haynes. Lieto. Piacere. La bambina va meglio? Fisicamente sì. E qual è il problema? Non voglio dimetterla. Non può. A meno che non abbia un'ottima ragione. C'è qualcosa di molto grave, assai peggio delle piccole abrasioni e dello shock. Ha bisogno di una cura psichica. Se l'orfanotrofio insiste nel volerla riavere, noi dobbiamo consegnarla. Chi deve occuparsene sono loro. Ma dovranno anche voler far luce sull'incidente. E Mary può aiutare a chiarire com'è successo. Vuole che appoggi la sua richiesta? A lei daranno ascolto. Non posso impegnarmi senza conoscere bene i fatti. Allora venga a vederla. Per favore. Va bene, dopo. Grazie. Non mi hai ancora detto perché ti interessa tanto la morte dell'autista di quel pullman. Sono quasi in pensione, ma ho le mie buone ragioni. Nostalgia del lavoro? Non è solo una questione di polizia, Mark. È un fatto personale. Non vedo come. Mark, hai sentito parlare della fondazione Van Trailen? Sì, un'organizzazione molto meritevole. Il pullman tornava all'aeroporto da una gita organizzata per i ragazzi dell'orfanotrofio Van Trailen. È una fortuna che si siano salvati. Ma l'autista è morto. Potevano morire tutti. Infatti, questa era l'intenzione. Un pullman di bambini. Non ci posso credere. I bambini erano in più. Come? Erano accompagnati da tre illustrissimi e molto ricchi finanziatori della fondazione Van Trailen. E chi avrebbe voluto ucciderli? Durante questi ultimi 9 mesi, già 3 finanziatori sono morti. Vorrei che tu dessi un'occhiata a queste. Noreen Stokes, una scrittrice di successo, è precipitata da uno strapiombo in un luogo che conosceva benissimo. Paul Anderson, un magnate dei tesseri con il quale avevo fatto la guerra nei servizi speciali, è caduto dalla terrazza di un attico. Suicidio? Era in convalescenza dopo una lieve operazione ed era quasi guarito. Helen Van Trailen si è sparata, a quanto sembra. Ma tu non credi che l'abbia fatto? Per suicidarsi ci vuole un motivo. Helen Van Trailen aveva creato la fondazione e l'orfanotrofio. Era molto affezionata ai bambini ed era anche immensamente ricca. Tutto il suo denaro e tutti i beni degli altri due erano assegnati per testamento alla fondazione. Se quegli altri 3 finanziatori fossero morti ieri sera nel pullman, la fondazione avrebbe avuto 5 milioni di sterline in più. E tu credi che qualcuno volesse affrettare queste morti? Lo proverò, con il tuo aiuto. Oh, è compito della polizia. Posso essere richiamato in servizio con pieni poteri. Non ti sarà facile convincere quelli della centrale a farlo. Hanno fiducia in me e col tuo appoggio e con l'amicizia che avevo per Paul Anderson, voglio sapere la verità. Perché? Paul Anderson era un mio grande amico. Queste morti sono collegate, Mark, ne sono certissimo. C'è mia figlia in questo ospedale, dov'è? Qual è il nome, prego? Harb, Hannah Harb, e mia figlia si chiama Mary. Harb, Mary Harb.
Mi spiace, ma qui non c'è. E io le dico che è qui. È certa che l'ospedale sia questo? Senta, se lei pensa di potermi liquidare senza farmi vedere mia figlia, si sbaglia. Ehi, un momento, signora, fermatela. Ma stia calma. Io voglio mia figlia. Ma lei avete il diritto di vederla. Levate, forse. Come osate? Cerca di sapere il più possibile. Ti prego. Che sta succedendo? Non lo so. Mi spiace, professore. Una donna che si chiama Anna Harb dice che qui c'è sua figlia. Ha detto Harb? Sì, signore, sarà matta. È la madre di Mary Valley. E come lo sa? Me l'ha detto lei. All'orfanotrofio le hanno cambiato nome. Una bambina è sparita. Le passo la cronaca. Cronaca. Vi comunico che una bambina è sparita. Può darmi qualche dettaglio? Certo che gliene posso dare, è mia figlia e la rivoglio. Mi vuol dare il suo nome e l'indirizzo, prego? È stato il suo giornale che mi ha rivelato dov'era, capisce? Zucchero? No, grazie. L'ho riconosciuta immediatamente dalla fotografia. Mio povero Mary. Mi dovete aiutare voi a ritrovarla. Non so se pubblicheremo la notizia. La prego. Signora Harb, ci sono tanti casi come il suo. Ma Mary ha bisogno di aiuto. È una bambina e forse si trova in pericolo. In pericolo? Ma l'orfanotrofio starà meglio che qui. Crede di saperla lunga lei? Senta, io sono sua madre. Non hanno il diritto di levarmi mia figlia, è mia. E invece non è così. Ce l'hanno il diritto. Il mio direttore ha detto che ha di speciale questa Anna Harb. Idiota intrigante. Non mi piace essere ingannata. Che cosa vuol dire? Che so tutto di lei. 8 anni a Broadmoor, omicidio. Per questo le hanno levato sua figlia. Sì, resto in linea. Quando ho detto che l'avrei appoggiato, non pensavo che sarebbe arrivato fino a questo. Avevo bisogno di tempo. Non aveva il potere di tenere qui la bambina contro la volontà dell'orfanotrofio. Ma come avrei fatto a curarla? Pronto? L'orfan lì? Buongiorno, sono il professor Ashley. Sì, sono io. Oh, Sir Mark, ho già parlato con il dottor Haynes stamattina presto. Un giovane troppo zelante, direi. Dottor Haynes? Ah, è lo psichiatra che ha in cura Mary. Il referto medico parlava soltanto di leggere abrasioni e di shock. Sembra ora che il dottor Haynes voglia sottoporre Mary a nuovi esami e osservazioni. Tutto questo è davvero necessario? Sono sicuro che il dottor Haynes agisce solo nell'interesse della sua paziente, Lord Foley. Noi apprezziamo molto le sue attenzioni, ma le attrezzature del nostro orfanotrofio sono di primissimo ordine, gliel'assicuro. Il grado dello shock non è ancora definibile appieno. Noi possiamo curare benissimo anche questo, perciò considerato il fatto che Mary è in condizione di essere trasportata... Lord Foley, questa dichiarazione non è stata ancora rilasciata. Sarà rilasciata tra non molto, Sir Mark. Perciò darò disposizione che Mary sia riportata all'orfanotrofio al più presto. Ma ci sono alcune formalità? Saranno compiute subito. Arrivederla, Sir Mark. Mi dispiace ricevere queste lezioni. Per colpa sua o di chiunque altro. Grazie, signore, per quello che ha fatto. Non si è sfacciato adesso. Il mio compito è dirigere il laboratorio, non di ficcare il naso negli altri reparti. Ma non gliel'ho chiesto per me. Quella bambina ha bisogno d'aiuto e all'orfanotrofio non sembrano averlo capito. Che colpa ne hanno? Apparentemente sta benissimo. Apparentemente. Anche lei l'ammette. E non dimentichi che non è qui per subire i suoi esperimenti o per soddisfare la sua ambizione. Professore, le giuro che non mi importa di me. Ciò è penosamente chiaro. Lei sembra quasi felice di giocarsi la reputazione, e la mia pure.
Quando si ha un dovere non bisogna badare a questo, professore. Lei ha dato prove fin troppo evidenti della sua temerarietà. Ed io le dico che non intendo sostenerla oltre. Ma comincio ora soltanto ad ottenere i primi risultati. Peter, certi cammini vanno percorsi da soli. Non vuol venire a osservare la seduta ipnotica? A che può servire? Se lei verrà a vederla, sono sicuro che mi darà ragione. E si sentirà impegnato a salvarla. Sì. Grazie. Il rettore sta facendo conferenze in America, a quanto pare. E il presidente degli ospedali riuniti si trova dal ministro. È la sua parrocchia, direi. Ci penso io. Il ministro ha avuto sempre un debole per la fondazione Van Treilen. Ed ora il debole verrà anche al dottor Haynes. L'esame necroscopico dell'autista. Niente di speciale? Bruciature sul viso, dalla parte sinistra, del tutto inesplicabile. Causate dallo scontro, immagino. Il pullman non ha mai preso fuoco e le bruciature inoltre sono localizzate. Peccato che l'autista non abbia potuto parlare. Ma forse un testimone oculare c'è, Mary Valli. Haynes è certo che possa dirci qualcosa. Non mi sembra che sia molto attendibile nello stato in cui si trova. Non sono in grado di giudicare. Ma ci darai una mano. Oh, la vuoi smettere anche tu, Charles? Mi state tutti addosso, tu, Haynes e l'orfanotrofio. Mark. E se Mary sa davvero qualcosa? Va bene, andrò alla seduta ipnotica di Haynes e ti farò sapere se c'è qualcosa di interessante. Grazie. Ma dopo mi laverò le mani di tutta la faccenda. Dottor Yates, ho parlato con Anna Harb. È rozza, è volgare, ha un passato di violenza, ma è la madre di Mary. Mia cara signorina, noi questo non lo neghiamo. Ma voi usate i vostri diritti legali di tutori di Mary per respingere un effettivo rapporto di sangue. Noi ci preoccupiamo solo della bambina. E da quanto anche lei ci ha detto, è fuori dubbio che Mary stia molto meglio presso di noi. Mary è una bambina tanto cara, non l'ha ancora conosciuta, signorina? No, Lord Foley, non ancora. Lei mi vorrà perdonare, signorina, se glielo chiedo, ma è stata la signora Harb a prendere contatto con voi al principio o è stato invece il contrario? Noi non ci inventiamo le notizie, le riportiamo e basta. Oh, imparzialmente, si intende. E senza aggiungervi mai un pizzico di dramma in più. C'è qualcosa di drammatico da aggiungere, forse? No, non c'è niente. Neppure il fatto di aver calpestato i diritti di una madre? Signorina, questa donna è una volgare prostituta ed assassina, è cosa che non si può negare. Ha pagato per quello che ha fatto con 8 anni della sua vita e adesso ha il diritto di rifarsi un'esistenza. Perché pensa che sua figlia sia stata affidata alla protezione dell'assistenza pubblica prima di venire nel nostro istituto? Per usare un luogo comune, signorina, se lei avesse una figlia, permetterebbe che Anna Harb le facesse da madre? E lei le permetterà di far valere le sue ragioni in un tribunale? Lei vedrà che tutte le questioni legali sono state perfettamente rispettate, signorina. Controlleremo se è così. Lei vuol dire che il giornale è disposto a pagare le spese legali in cambio dell'esclusiva della patetica storia di Anna Harb. Infatti, qualcuno deve pagare. Anche se ciò significa inventarsi diritti che nessuno si sognava prima di lei? Non ho inventato la maternità, dottore. Le permettereste di vedere sua figlia? No. Questo non lo potremmo permettere. Mary non dovrà più essere disturbata. Mary. Mary, mi senti? Mary. Mi senti, Mary? Sì, dottor Haynes. Apri gli occhi. Devo dirti una cosa. Voglio che tu mi parli di quel fuoco. No, non ne voglio più parlare. Lo faccio per aiutarti, Mary. No, io non voglio il fuoco. Dove è cominciato? Nella casetta. Il vento è cambiato e le fiamme si sono sparse in un baleno. Continua. Sono arrivate al recinto e i buoi si sono imbizzarriti. Oh, non ci voglio più pensare. Devi, Mary. Ma non ci voglio tornare. Basta che ci ripensi. Che è successo? La porta è chiusa.
c'è puzzo di bruciato, di gomma. La porta è rossa, rosso chiaro e scotta. Nella stanza, che cosa vedi nella stanza? C'è un fucile sul muro e una cassaforte. Una cassaforte? C'è sopra una scritta? Sì. Leggila. The Linksville Corporation, Detroit. Avanti, Mary. Che altro vedi? C'era tanto fresco al principio. Si stava bene, senza le fiamme, i buoi e le grida. Ma poi è venuto il fuoco, forte, forte! La porta è rossa, rosso chiaro, il mio corpo brucia. Perché gli uomini non mi salvano? Oh, Melissa, aiuto, aiuto, basta! Aiuto! Ora è finito, aiuto! È tutto finito, aiuto! Sei in salvo. Quando schioccherò le dita, ti sveglierai subito e dimenticherai tutto. Lei è il nuovo dottore. Posso tornare a casa? Vuoi dire a Inver House, Mary? Certo, al castello. Lei c'è mai stato? È un posto magnifico. C'è una persona che la vuol vedere. Grazie. Ah, parla al dottor Ashley di quel bel castello e dei tuoi amici. Torno subito. Non sa dove sta Inver House? No. È in Scozia, nell'isola di Bala, centinaia di miglia da qui. Mi dispiace, signorina, ma non faccio dichiarazioni alla stampa. È quello che vuole la Fondazione Van Traylen? No, è la regola dell'ospedale. E c'è anche la regola di negare a una madre il diritto di vedere sua figlia. La signora Harb? La conosce? No, ma le vorrei parlare. Sa dove abita? Perché lo vuol sapere? Vorrei che mi aiutasse. La prego, mi dica dov'è. Non posso farlo. Ma posso combinare un incontro. Per noi tre insieme. Quando? Va bene nel pomeriggio? Le farò sapere. A dopo. Zia Helen era molto cara con me. Ma è morta. Diceva che Mary Valley è un nome più bello di Mary Harb. Pare anche a lei. Direi di sì, come Mary. Suono. Vorresti vedere la tua vera madre? Quando posso tornare a Inver House? L'inverno scorso sono stata male, ma quest'anno accenderemo un falò per il mio compleanno. Tra poco. Salve. Salve. Mi scusi se sono in ritardo. No, direi che in anticipo. Dove dobbiamo andare? A casa di Anna Harb, abita qui di fronte. Che male c'è ad essere in anticipo? Senta, dottor Haynes, facciamo a modo mio, non ne facciamo niente. Però giochiamo a carte scoperte. D'accordo. Dunque, il suo lavoro è scrivere una storia e il mio è quello di guarire la bambina. Questo per me è la sola cosa che conti. Prendiamo un taxi. Proviamo qui al mercato. Così lei crede che un trattamento di shock le farà bene? Vedere sua madre potrebbe scatenare una reazione emotiva e spezzare l'incubo. Lei sa niente sul conto di Anna Harb? Solo che è la madre di Mary. Grazie, bella. Ecco, dammi un tè, cara. Accomodatevi. Tè o caffè? Tè, per favore. Due tè, prego. Questo incubo è violento. Riguarda qualcosa di violento, sì. Perché? Anna Harb è stata in prigione per omicidio ed ha avuto Mary quando faceva la prostituta. Perché mi dice questo adesso? Credevo fosse utile. Grazie, grazie molto. Ha cambiato forse idea circa questo incontro? Non l'ho cambiata. Tenga pure. Grazie. Zucchero. No, grazie. Di questi? No, quelli. Crede che ci sia qualche influsso ereditario o genetico? Credevo si limitasse al tema dell'angoscia di madre e figlia separate. Ogni tema ha le sue variazioni, dottore. Un'eredità di deprivazione? Non regge. Dal punto di vista scientifico no, ma attrae il lettore.
Ah, capisco. L'alta cucina del giornalismo. Un modo di guadagnarsi il pane. Comunque correremo un grosso rischio con questo incontro. L'incontro avverrà sotto assoluto controllo all'ospedale e quindi non ci sarà nessun rischio. E non avverrà finché non sarò certo che Anna Harb è in piena buona fede. Quello che voglio è un'intervista esclusiva dopo il loro incontro. Con la madre, non con la figlia. È fuori dall'ospedale. Perché? Ha paura che dia in smania? Anna Harb sa bene quello che fa. La figlia no, e ne sono responsabile. Non deve averne alcun danno. Sì, dottore. Mai bruciata né ustionata per tutto il tempo che è vissuta con me. Io ero una buona madre. Ma le è stata tolta quando aveva solo 5 anni. Già, ero nel giro e con ciò e poi gli 8 anni passati al fresco. Badi che di quel fatto Mary non ne vide nulla. Ma il suo peso. Pure adesso? Al punto da negarmi mia figlia? Lei è sicura che Mary non ebbe nessun incidente con il fuoco? Gliel'ho già detto, è sordo. Perché non lo domanda all'orfanotrofio? La tengono da 4 anni dopo che è stata all'assistenza. E l'hanno tenuta molto bene, bisogna dire. Ah, e per questo non ha più la testa a posto. Non sono stata io a farla imbottigliare in quella maledetta isola. Ma siccome sono schifosamente ricchi, fanno il loro porco comode al diavolo la madre. Ah, ma non sono un osso che si rosica facile. La Fondazione Van Treilen è un'organizzazione molto seria. Non mi suoni questa musica. Sono stati i loro dottori a levarmela e dottori come lei a mettermi dentro. Perciò conosco bene la vostra razza di ipocriti. Il dottor Hens sta cercando di aiutare Mary. E allora me la faccia restituire. Mi dispiace, ma non ho l'autorità per farlo. Le giuro, dottore, che con me starà bene. Lì è in pericolo. E io posso salvarla, lo sento. Come fa a dirlo? Del resto lei fa la veggente adesso. È in me. Ed è in Mary. Qualcosa che non si può spiegare. Perciò deve ritornare da me. Non glielo posso promettere. Ma posso farvi incontrare in ospedale. Faccia questo e la benedirò per sempre. Io spero che l'aiuti a liberarsi da quell'incubo. Farei ogni cosa per aiutarla, darei la vita per lei. Ma se m'ha detto una bugia, o se dietro c'è qualche trucco, io l'ammazzo. Che io contamini il suo mondo asettico. Ho mai detto questo? E poi? Siamo tutti in gioco. Solo la storia mi interessa. Il resto è in più. Farò ciò che posso. Materiale riservato. E deve rimanere tale, capisce? Certo. Non me ne voglia, la prego. Beve qualcosa? No, grazie. Un caffè? Ah, bene. Biscotti? No, grazie. Quanti bei libroni. Già. Un po' troppo tecnici. Peter? Sì? Pensa che Mary sia in pericolo? I sintomi sono tutti gravi. Specialmente in una bambina. E la sua diagnosi? Non l'ho fatta. Mi devo spiegare il suo fascino morboso per il fuoco. Un incubo su di un incendio in cui lei sente come se l'avessero bruciata viva. Come se fosse un'altra persona.
Per il caffè ci vuole un po' di tempo. Va bene. Non ho fretta. Accomodati. Dimmi, Haynes lo sa che vogliamo visitare Mary? Non ancora. È quasi sempre da lei a quest'ora del mattino. No, 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 lasciami stare! Non mi toccare! No, no. Lasciami! No, 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 lasciami! Lasciami! No, 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 ve la farò pagare per quello che l'avete fatto. Tu da brava, calmati, e a non aver paura. Bastardi! Pagheranno molto cara. E via, levati! Che modi? Vi faccio vedere. Se vogliono prendermi in giro perché sono pieni di soldi, si sbagliano. L'infermiera resterà con te. La metto nel reparto privato e resti con lei. Sì, Sir Mark. E lei chi è? Joan Foster, del Delieco. Così è stata lei che ha portato qui quella pazza. Mi dispiace di doverla deludere, signore, ma avevo avuto il consenso del dottor Haynes. Dove sta? Voleva che Mary incontrasse sua madre. Non credo che abbia commesso un reato. È al suo reparto. Stavolta si è comportato da irresponsabile. Peter! Peter! E così ti hanno richiamato in servizio? Era inevitabile. Quando al ministero hanno saputo le circostanze della morte di Haynes. Eh già. E questo è il materiale che volevi. Ah, sì, grazie. A proposito, la giornalista ha confermato alla polizia che quello spillone apparteneva ad Anna Harb. Tu credi che sia legata anche agli altri delitti, vero? La giornalista dice che odiava chiunque si mettesse tra lei e sua figlia. Anche Haynes? Che voleva aiutarla? Più di tutti l'orfanotrofio. E le morti dei finanziatori sono cominciate dopo che Mary Valley è stata portata nell'istituto all'isola di Bala. Dove l'hanno ricondotta? Devono essere ancora in viaggio. Non sarà più in pericolo che altrove.
fuoco. Mi sento bruciare tutta. Vincent, dove sei? Vincent, aiutami. Mary, che è successo a Vincent? È morto. Lo amavo. Ed è stata colpa mia se è morto. Povero Vincent. Povero Vincent. Morti collegate. Noreen Stokes, Paul Anderson, Helen Van Trelen. Elementi comuni. Tutte le vittime hanno riportato ferite mutilanti al cranio. Tutte le morti potrebbero essere accidentali o da suicidio. Avevo ragione. Sì? Ma che cosa prova? Tutte le vittime senza eredi. Tutti i beni lasciati alla Fondazione Van Trelen. Ultime due morti non sono collegate. Vittime Haynes e autista del pullman. Per ulteriori analisi si chiedono i dati delle autopsie. Non c'è altro. Grazie. Accidentali? Da suicidio? O delitti? E per che motivo? Supponiamo che l'ultimo finanziatore erediti tutto il denaro. Ah, sarebbe troppo scoperto. La concatenazione di una vendetta. Partita da Anna Harb? Non compiuta da lei, certo. No. No, tu hai ragione, deve esserci qualcun altro. L'autopsia dei tre finanziatori morti è stata compiuta? No, purtroppo. Darò subito l'ordine di esumazione. Forse questa è la macchina. Vuoi scherzare? È una Rover 2000 che stiamo cercando, rubata a Glasgow. Che ne faccio di questa, se non la reclamano? Portala via. Mettila in un deposito e io l'annoto. Ok. Scusami, cara, non volevo spaventarti. Non mi ha spaventato, signora Ellison. È che per un momento ho creduto... Capisco. Ecco, ti ho portato un po' di latte caldo e qualche biscotto. Puoi mangiarli qui insieme a me prima di andartene di sopra a letto a fare una bella dormita. Grazie tanto, signora. Ah, leggi un romanzo. Woodstock di Walter Scott. Tratta di cavalieri e puritani ai tempi di Cromwell, mi pare. Sì, è un periodo molto interessante della storia. Oh, tu trovi? Non ti sembra che sia un po' roba da grandi, eh? Da grandi? Beh, forse un poco. L'ho trovato sul tavolo, gli stavo dando un'occhiata. Penso che sia di Lord Fawnley. Lo legge prendendo il tè, credo. Ti piace? È troppo caldo? È giusto, grazie. Mi fa pensare all'ospedale. Ci davano sempre latte caldo di sera.
Povera cara. Hai avuto giorni tremendi. Le hanno detto tutto quello che è successo? Sì, l'ho saputo. E perciò abbiamo insistito per riaverti qui con noi. Cerco di farmi forza. Cerco di pensare da grande. Mia madre entrò nella mia camera come uno strano animale. Io non riuscivo a capirla. Non sapevo che volesse fare. Il dottore cercò di fermarla. Via. Ma lei... Via, piccola, non ci pensare più. Levatelo dalla mente. Io la vedo ancora. La vedo che mi sta venendo a prendere. No, non può venire qui. Non avere paura. Potrebbe avermi seguito. Non preoccuparti. È a centinaia di miglia. Ne è certa. Certissima. Non pensare più a niente. Tu sei al sicuro. Qui con noi. Come sei sempre stata. Mi sento sicura qui, è vero. Vorrei che fosse lei mia madre. L'ho lasciata sul divano, povera piccola, è del tutto sfinita. E come sta per il resto? Molto equilibrata, dato quello che ha passato. Tuttavia, bisogna aspettarsi una reazione ritardata. Cerchiamo di tenerla distratta. Domani è il suo compleanno e facciamole una gran festa. Ecco le tue credenziali, non serve altro. Grazie. Che succederebbe se i finanziatori non mi aiutassero? Non sarà. Sì? Grazie. Ti darò notizie appena avrò qualcosa di positivo. Ci vediamo. Mark. Sì? Una macchina intestata al nome di Anna Harb è stata trovata sul ferry boat di Bala. Allora è nell'isola. Come prevedevo. Cercherà di entrare nell'orfanotrofio. Ma non ci riuscirà. Il castello è stato circondato e il capo della polizia dirige le operazioni. Che è stato detto ai finanziatori? Solo che Anna Harb è nell'isola. Sono sicuro che non raggiungerà l'orfanotrofio. Credevo che l'avessi sposata per questo, deve avere un bel temperamento. E hai capito, parlavo delle chiacchiere. E tu chiudi la bocca con i baci. Allora! Quanto ci vorrà per arrivare, ispettore? Un paio d'ore. Saremo in tempo per la conferenza stampa. Che è stata indetta, immagino, dal vostro capo. Sì, signore. Tiene sempre tutti informati. Tutti, tranne me, a quanto pare. Ecco, bada molto a tenersi buoni i giornalisti. Così non deformano mai gli avvenimenti. Thank you.
palco. Guarda qua. Che c'è, Angus? La cassetta è vuota. Che c'era dentro? Esplosivi. E questi? Detonatori. È grave. Ce li avevo messi io ieri sera, non ti ricordi? Certo. Diamo subito l'allarme. Blocchi stradali sono stati collocati nei punti chiave dell'isola e intense ricerche si svolgono dovunque per ritrovare la nominata Anna Harb. Abbiamo ragione di credere che essa sia in grado di aiutarci nelle nostre indagini. Altri bollettini saranno diramati appena avremo avuto ulteriori notizie. Bene. Ci sono domande? Signor capo della polizia, l'accesso all'isola ha subito forti limitazioni. Era davvero necessario? Date le circostanze, sì, lo era. Noi non vogliamo che i turisti o i semplici gitanti rendano più difficile il lavoro della polizia. Questo significa che Bala è ufficialmente tagliato fuori dal resto del mondo. I giornalisti accreditati saranno sempre ammessi, si intende, ma confidiamo che vi atterrete alle limitazioni poste anche all'interno di questa città. La ringrazio. Che cosa si sa di Mary Valley? Signorine? Foster. La ringrazio. Per ora Mary sta bene e al sicuro, immagino. Ma è ben protetta? Ma certo che lo è. Ogni misura di sicurezza è stata messa in atto all'orfanotrofio. E quanti uomini vi sono impegnati? Oh, beh, la maggior parte delle forze di polizia dell'isola. Una quantità che ritengo assolutamente adeguata. Vuol dire più di 10? 12, se non sbaglio. Perciò rimangono solo 7 agenti e 2 addetti ai cani per condurre le intense ricerche di Anna Harb. Mi compiaccio. Lei sa fare benissimo i conti, signorina. Mi meraviglio che lei li trovi adeguati. Signorina, noi stiamo facendo il meglio che possiamo. Di qua, prego. Grazie. Lei vuol provocare un esagerato senso di emozione all'unico scopo di aumentare la vendita delle copie del suo giornale. Questo significa che lei rifiuta di ammettere che... Io mi rifiuto di ammettere qualsiasi cosa! Donna esaltata! Signor Cameron permette che le presenti. Colonnello Bingham. Ah, grazie al cielo è arrivato. E Sir Mark Ashley, il commissario... Molto onorato. Concluda rapidamente adesso. Sì, subito, certo. Perciò, signore e signori, per il momento non ho altro da aggiungere. Signor Cameron, che ci può dire sulla presenza del colonnello Bingham e di Sir Mark Ashley, l'eminente scienziato? Sono forse venuti in vacanza? O ne devo dedurre che la situazione è grave? Signorina, il suo innegabile gusto per il sensazionale riuscirà soltanto a farci perdere un tempo prezioso. Signor Bingham, è vero che il ministro dell'interno le ha ordinato di assumere le indagini? Mary Valley sarà condotto in luogo sicuro. Lei è stato autorizzato a fare uso delle truppe. Può garantire di persona? Come il signor Cameron aveva già detto, questa conferenza stampa è conclusa. Sì, tutto a posto, sergente. Si divertono, eh? Eh già. Che bel tiro! Vieni qui. Sta tu in mezzo. Ora basta, eh? Portate dentro il pallone. Avanti, ragazzi, su è tardi. Fate presto. Bravo, Sidney. Giochi meglio dei grandi. Lo so. Prego, signorina.
Purtroppo non ho il registratore. E l'isola di Bala è laggiù, proprio dietro il capo. Ci vuole meno di un'ora. Maledetti cronisti, non ci lasciano mai lavorare in pace. Senti, mettiti agli ordini di Bingo. Espressamente una lancia speciale per evitare di trovarci con questo branco di avvoltoi di notizie. Dopotutto fanno il loro lavoro. Posso citare questa sua espressione, Sir Mark? Vuol seguire questa storia proprio fino in fondo, signorina. Mi limito a seguire i segugi, colonnello. Ha buon fiuto anche lei. Niente da dire, signorina. Non voglio che lei parli. Voglio solo che ascolti. Non so quello che lei abbia in mente, ma qualunque cosa sia, le dichiaro che non mi interessa. La prego. Devo confidarmi con qualcuno. Io avevo voluto l'incontro con Anna Harbe e la colpa della morte di Peter è mia. Questo lei l'ha già dichiarato. Ma c'è dell'altro. Le voglio dire quello che ho trovato. Amavo Peter. Tanto. Noi... Se non avessi provocato l'incontro con quella donna, tutto questo non sarebbe accaduto. Io vi voglio aiutare. Sono in grado di farlo. Il colonnello Bingham non saprebbe valutare quello che ho trovato. Mark! Sì? Vieni qui. Guarda! Quanto è bella. Appartiene alla fondazione Van Trailen. Ah, sì? Già, i finanziatori della fondazione se ne servono per andare dalla costa all'isola. Per i bambini sarebbe un sogno. Ah, non lo permetterebbero mai. Sono filantropi, ma fino a un certo punto, capisce? A volte qualcuno del posto riesce a infilarcisi, ma di rado. Capisco. Sì. Bene. C'erano 5 finanziatori a bordo, ma nessun altro. Fortuna che non volessero prendere ospiti. Qual è la sua opinione sulle cause? È un sabotaggio? Io propendo a credere che lo sia, signore. Ho una semplice bomba a orologeria o un altro meccanismo, fatto scattare dal cambio automatico del serbatoio di riserva. È possibile. È stato anche denunciato un furto in una miniera vicina. Dinamite e detonatori. Perché diavolo non me l'hanno detto? L'ho saputo solo da poco, non appena siamo arrivati. Allora è chiaramente un sabotaggio. Dobbiamo aspettare l'esame tecnico per dirlo. Tre barche stanno raccogliendo tutti i rottami. Bisognerà ricomporre i corpi. Certo. Ho fatto disporre il necessario accanto all'ufficio della dogana, signore. C'è un deposito di barche. Grazie. Il nostro medico condotto, il dottor Knight, è a sua disposizione e si trova già sul posto. Ne avrò molto bisogno. Sarà un gran brutto lavoro. Ci sarà rimasto poco di quelli che erano a bordo. Ti serve altro? Fin tanto che ho questa me la cavo. Nel nostro ospedale c'è un piccolo laboratorio. Sergente. Grazie di nuovo, ispettore. Per un sabotaggio ci sarà voluto un esperto. Oggi è facile sapere certe cose. 5 morti in un colpo. E tutti finanziatori della fondazione. Pronto, polizia, ispettore Grant. Devo denunciarle la scomparsa di un bambino. È uno dei piccoli. Noi abbiamo cercato in ogni stanza e nel parco,
Non si trova. Si chiama Sidney Moulton. Sì. Ha 7 anni, piuttosto alto, capelli biondi e porta un correttore dei denti. Sì. Grazie, signora Allison. Verremo al più presto. Ma nessuno ha capito il pericolo in cui si trovano quei bambini. La polizia sta sorvegliando l'orfanotrofio. Ma deve farlo soltanto dall'esterno. La direzione non vuole allarmare i bambini. Signor Cameron, bisogna chiamare ogni uomo disponibile dalla costa. Ispettore, organizzi dei gruppi di volontari per le ricerche. Avrà bisogno almeno di un elicottero. Sì, signore. Lei provveda a equipaggiare e a dirigere i volontari e a dislocare gli agenti che arriveranno qui dalla costa. Ispettore, lei stabilirà il suo posto di controllo dinanzi all'ingresso principale del castello. Stia lì e mantenga continui contatti radio. Voglio che ogni parte dell'isola venga rastrellata. Bene, squadra 4, proseguite. Colonnello, ha avuto tutto? Sì, ispettore. Il signor Cameron è con lei. È andato all'orfanotrofio per convincerli a far entrare 2 uomini nel castello. Gli dica di chiamarmi tra 1 mezz'ora. Io sarò all'imbarco. Bene, signore. Ma per voi stessi anche. Signor Cameron, la tranquillità dei bambini viene prima di tutto. Ma 2 uomini non la disturberebbero. Al contrario, invece. Gli agenti vorrebbero dire che c'è un pericolo. Ma naturalmente vestirebbero in borghese. Sarebbero degli estranei. Appena c'è una novità, i bambini l'avvertono. Ma questa è una cieca ostinazione. No, signor Cameron. È amore. Perciò lei rifiuta. Signore. Che c'è, signorina? Lei è un poliziotto, vero? Ti pare? Sì, so che lo è. E quelli sono i suoi uomini che l'aspettano. E se così fosse? Perché ti interessa? E a lei? Eh? Perché siete qui? Noi siamo del tutto al sicuro. Nessuno ci attaccherà. E chi ha mai detto che vi possano attaccare? Mary! Vieni! Va pure, cara, la dottoressa ti vuole. La prego, aspetti. No, no, meglio che tu vada. Mary! Mi faccia un rapporto dettagliato. Tutto sistemato? Si rifiutano di farci entrare, anche un solo agente. Ah. Pura idiozia. C'è un messaggio dal colonnello Bingham. Deve incontrarlo tra 1/2 ora all'imbarco. Ho capito. Arriveranno i primi rinforzi. Ne abbiamo davvero bisogno. I volontari funzionano magnificamente. All'imbarco. Dica a Bingham che arrivo. Che dicevi a quell'uomo, cara? Al poliziotto. Che ti fa credere che sia un poliziotto? Me l'ha detto lui stesso. E ti ha detto pure che era venuto a fare qui? No. Vuoi saperlo? Vuoi che te lo dica? Sì, prego. Siedi. Conosci quella fattoria all'altro capo dell'isola? Bene, il proprietario ha trovato alcune pecore uccise e ha chiesto alla polizia di aiutarlo a scoprire chi è stato.
Un cane randagio, può darsi. E così i poliziotti hanno voluto esaminare anche il nostro Shelley. Credi che sia stato Shelley? No. Però, perché mandano 3 poliziotti per esaminare un cane? Ti dico, Donald, che qui non c'è. Lo so. Andiamo via da questi rovi. Ma sì, qui ci sono solo Seppi. Via di qui. Attento, si scivola. Accidenti. Salute. Salve, signor Cameron. Vi ho visto dalla strada, state facendo un gran bel lavoro. Ci fa piacere risentirlo, signore. Li troveremo, state certi. Buona caccia. Io penso che non la troveranno mai. È molto probabile. C'è pure il ragazzo. Ah, conosco bene i ragazzi. Quello appena ha fame torna a casa. Presente, bambine. Brave. Ecco, così, bravissime. Almeno la morte è stata immediata. Già. È meglio portarli subito nella cella frigorifera, in modo che non si alterino ancora di più. Grazie. La raggiungerò più tardi. Sir Mark, io le devo parlare. Ancora, signorina? È stato un sabotaggio, vero? Il signor Cameron farà una dichiarazione alla stampa. A tempo debito. Non potrà dire che quello che già so. Altri 5 finanziatori sono morti oggi. Ne restano solo 4. Almeno Mary Valley è protetta. Il colonnello Bingham ha preso adeguate misure di sicurezza. Ma non può difenderla dagli incubi che l'assalgono. Lei che ne sa di questo? Una registrazione fatta dal dottor Ense che io ho avuto in prestito. Vuole sfruttare anche Mary? No, ma vorrei esaminarla con lei. Capisco. Una rivelazione postuma. La prego, mi deve credere. Su quella bobina ci sono cose tremende. Almeno si degni di ascoltarla. Anche se l'ascoltassi, che potrei fare? La ringrazio molto. Vado a prendere il nastro in albergo e torno subito. È il segnale! Smettiamo. Era tempo. Torniamo a casa. Lo so il perché. No, perché mia moglie è un'ottima cuoca. Allora, un giorno perché non mi inviti? Ah, ma certo. Oh. È fantastica. Donna. Perché non ce ne andiamo alla locanda? Ah, e lì rifiliamo un paio di palle a quei giornalisti che sono arrivati. Per esempio, sul mostro di Loch Ness o su un fantasma. Alzati, sacco di patate.
Pronto, Ashley. Hanno trovato il ragazzo, morto. E c'è un particolare. È stato pugnalato 32 volte. Le ferite formano un disegno preciso, lungo tutto il corpo. Sidney era un così caro ragazzo, allegro, simpatico. Perché? Si calmi, signora Ellison, si calmi. La natura del delitto rivela un movente. Omicidio rituale. Arrivederla. Ciao, Marca, più tardi. Sì. Le mostro il parco, colonnello. Sì, grazie. Andiamo. I bambini devono restare sereni. Questo deve essere sempre il nostro primo pensiero. Ma si rende conto che uno di loro è già stato assassinato? Se vi rifiutate di far entrare i miei uomini, non posso garantire la sicurezza degli altri. I suoi uomini pattugliano i muri di cinta da due lati e da quest'altro c'è il mare. Venga a vedere. Nessuno può venire da qui. I ragazzi sono al sicuro. Sanno qualcosa di quello che è successo? Niente. Oggi poi è una giornata particolare. Stasera ci sarà la festa del compleanno di Mary e accenderanno un falò. Fino a che ora resteranno fuori? Tra poco rientreranno per una bevanda calda, poi andranno ad accendere il falò. Saranno tutti a letto al massimo per le 10. Ma saranno sempre controllati? 4 adulti per non più di una dozzina di bambini. Non mi sembra che bastino, dottore. Invece 6 o 7 poliziotti ben nascosti... No! La responsabilità maggiore... Rimane la nostra. Ce la prendiamo. La nostra fondatrice Ellen Van Treylen diceva: i bambini innanzitutto. Sono loro i nostri eredi. Sarà il falò più grande mai visto. Su! E che il pupazzo bruci fino alla fine. Il fuoco, il fuoco. Mi sento bruciare tutta. Vincent, dove sei? Vincent, aiutami! Oh, povero, povero Vincent. Mary, che è successo a Vincent? È morto. Io lo amavo ed è stata colpa mia se è morto. Com'è successo, Mary? Perché è morto Vincent? È stata un'idea mia. Dovevamo distruggere i registri con la benzina. Bruciavano come torce. Ma poi il vento cambiò. I buoi si imbizzarrirono. Eravamo in trappola. Amore mio, tu cercassi di trattenerli mentre io mi rifugiavo nella stanza del cassiere. Ma ti hanno travolto, ti hanno spinto con le corna nel fuoco. E Vincent, sto bruciando anch'io. I piedi, il seno, le mie braccia, le mie povere braccia. Ebbene, a che le fa pensare questo? A un incubo? Era molto più che un incubo. Qualcosa che è realmente successo alla bambina. Non a lei personalmente. Che vuol dire? Guardi qui. È Ellen Van Treylen. Noti i suoi guanti lunghi. Li portava sempre per nascondere le bruciature dell'incendio. Suo marito si chiamava Vincent. Era un milionario americano. Tutto quello che Mary ha detto coincide. Perfino i dettagli della stanza, come il fucile appeso al muro e la cassaforte, di cui ha ricordato anche la marca. Ma Mary non era lì. Infatti, ora lei è un uomo di scienza. È possibile che una bambina riviva un avvenimento accaduto 30 anni fa a una donna che ora è morta? È impossibile. Non se la bambina ha poteri medianici controllati da sua madre. Un vincolo medianico tra la madre e la figlia? Oh, io non lo so. Non mi sono mai interessata di occultismo prima. Ho sempre pensato che fossero ciarlatanerie. Ho creduto soltanto ai fatti.
Finora. Può darsi che nelle zone oscure del cervello ci sia la spiegazione, professore. E se Anna Harb avesse usato i suoi poteri per distruggere la fondazione attraverso sua figlia? Non si riesce a trovarla. Ci sono burroni in quest'isola che potrebbero ingoiare una corazzata. Ne vuole ancora un poco? No, grazie, mi basta. Si distenda, non si può fare niente fino a domani. Ma come posso distendermi finché quella donna non sarà trovata? I bambini e i dirigenti sono sempre in pericolo. Il castello è ben sorvegliato. Il nuovo delitto dovrebbe essere compiuto lì. Per arrivarci dovrebbe sfuggire alle nostre pattuglie. E se l'avesse già fatto? A quest'ora tutti quanti sono intorno a quel falò. Bersagli perfetti. L'ispettore Grant e i suoi uomini possono essere lì in un istante. In quell'istante qualcuno può venire ucciso. Mi scusi, Cameron. Non posso restare. Pronto, controllo? Pattuglia 4. Passo. Controllo 4, parlate. Tutto è calmo. Quando usciranno i bambini? Dovrebbero uscire tra 10 minuti. Eccoci. Che cosa vuole, Sir Mark? Voglio esaminare i tessuti cerebrali dei corpi individuati stamane. A quest'ora? È urgente. Beh, si dovranno fare i prelievi allora. La prego. A che può servire esaminare frammenti di cadaveri? Signorina, io sono un patologo. Ma non ha niente a che vedere con quello che le ho detto. Allora lei non mi ha ascoltato affatto. La sua teoria pone certe domande. Spero che questo mi dia le risposte. Grazie. Identificazione, prego. Grazie, signore. Niente di nuovo, sergente? Niente, signore. Tranne i bambini, dico. E cioè? Sono andati tutti alla festa. Si sentono da qui.
Grazie, sergente. È proprio così. Non c'è alcun dubbio. Ma riguardo a che cosa? I 5 finanziatori erano morti prima dell'esplosione. Cosa? Ma perché distruggere i loro corpi? Per nascondere il modo in cui erano stati uccisi. Oh, è impossibile. Ci deve essere un errore. Signorina, neanche la dottoressa discuterebbe la parola di Sir Mac. La dottoressa? Che cosa c'entra in questo? Mi scusi. Dopo il suo arrivo si è risposata. Lei l'ha conosciuta come Laura Tyrrell. Ora è la direttrice medica dell'orfanotrofio. Laura Tyrrell, la ricorda? Mi sono sempre domandato perché mai sia venuta a seppellirsi in un posto fuori mano come questo. E il dottor Yates, anche lui. Perché? Che cosa hanno di tanto speciale? Beh, Laura Tyrrell è una biochimica di primissimo ordine. Si è specializzata nei rapporti chimici tra il cervello e la personalità umana. E Yates? È un chirurgo del cervello. È come Laura Tyrrell il migliore nella sua specializzazione. Do un'occhiata alla testa. In quella zona in fondo ci sono soltanto 3 uomini. Basterà. Certamente. Oh, buonasera, colonnello. Buonasera. Si stanno divertendo molto. Con tutto questo chiasso e fuochi ce ne vorrà di tempo prima di avere un po' di pace questa notte. Fuochi d'artificio. Esplosivi. Piace Sir Mark, ma questo non ha senso per me. Non è altro che un grosso pasticcio di cose scientifiche. Però si rende conto delle conseguenze. Ma io non sono che un poliziotto e per me non contano altro che i fatti. Ecco i fatti. I finanziatori sono vecchi e immensamente ricchi e hanno un gran terrore di morire. Tutti hanno paura della morte. Ma essi hanno usato le loro ricchezze per poter diventare immortali. Le va di scherzare, è impossibile. Come? Col trapiantare il nucleo cerebrale di ogni loro conoscenza, esperienza e personalità nel cervello di alcuni di quei bambini. Faccia sentire la registrazione. Il fuoco! Il fuoco! Il mio corpo brucia! Vincent, dove sei? Vincent, aiutami! Hai bruciato tua madre viva! Sì. Era venuta per tormentarci. Per dimostrarsi innocente. Sapeva troppe cose. E ho voluto vendicarmi. Vendicarti? Tu non hai il diritto di fare giustizia da te! Qualunque cosa abbia fatto! Lei non ha fatto niente. Io tutto. Ma lei ha ucciso Ames e i finanziatori. Essi non sono morti. Io li ho salvati. Slegami, Mary. Silenzio, colonnello! La padrona sono io! Ma santo cielo, come possono essere ancora vivi? Una parte di loro lo è, ed è l'essenza della loro personalità. Ma in che modo? Con la memoria. L'esperienza di un'intera vita umana è stata trapiantata in quei bambini. Perciò quello che Mary raccontava
non le era successo personalmente. Oh no, la vera Mary Valley ormai non esiste. Tu sei Ellen Van Treylen. Ha capito, è intelligente. Non deve condannare Helen, colonnello. È stata un genio. Ha voluto trasmettere il dono della luce interiore da una generazione all'altra come una resurrezione. Diventi uno di noi, perché noi saremo immortali. Come lei, sconvolta, contaminata. Mary è solo una bambina. Diventerà un magnifico essere umano. Intanto ha ucciso sua madre. Quello che ha fatto lo ha fatto per la nostra salvezza. È un demone. Helen aveva l'anima di una santa. Le sue doti si riveleranno attraverso questa figlia eletta. Noi siamo convinti che la sua volontà è stata giusta. Giusta? Usare i corpi di questi bambini per prolungare le vostre stanche vite deluse? Non hanno provato alcun dolore. Come può dirlo? Sono distrutti. Sono dei morti. Helen Van Treylen è viva in Mary Valley in un miscuglio orribile e folle. Diventerà molto più grande di Helen. Perfetta di mente e di corpo. Ma ha già perduto la giovinezza. È lei che vi domina. Non ve ne siete accorti. Siete stati le vittime di quei mostri. Vi hanno usato come tante cavie. Ci scoprirà. Hai voluto rovinare la festa. Non ti avevamo invitato e hai rifiutato il dono che ti abbiamo offerto. Ora devi fare un gioco con noi, il prigioniero. Tiratelo! Noreen, Michael, avanti, tiratelo! Tiratelo, avanti! Forza! Scivoli, colonnello. Dovrai fare la stessa morte dell'autista. Giocava con la fiamma e non ha voluto obbedirmi, perciò è morto anche lui. E così anche il dottor Haynes mi voleva rimandare da quell'orribile donna e perciò l'ho colpito con lo spillone di lei. Sono stata furba, no? Ma perché? Era necessario. Stava cominciando a capire la verità. Proprio come te. Al fuoco! Al fuoco! Tiratelo! Tiratelo nel fuoco! È inutile. Non potrai sfuggire come aveva tentato di fare il piccolo Sidney. L'hai ucciso tu. Ha creduto che fosse stata Anna, e tu pure. Bisognava dargli una lezione, era un ficcanaso. Come mia madre quando è venuta qui per distruggermi. Non sapeva che tutti noi siamo risorti e non sapeva che io vivrò in eterno. Saresti potuto diventare uno di noi, razza di stupido. E ora brucerai! No. Devi bruciare! No.